chiamo Vittorio Rigoni, sono un attivista per i diritti umani dell'ISM, International Solidarity Movement. Sono arrivato a Gaza il 23 agosto 2008 grazie a quell'impresa epica delle barche del Free Gaza Movement. Una cinquantina di attivisti per i diritti umani provenienti da 18 differenti paesi abbiamo rotto l'assedio di Gaza via mare, un assedio che durava da più di 40 anni. Quel giorno c'erano migliaia di palestinesi ad attenderci al porto, ad attendere le prime barche internazionali dal 1967. Con una decina di questi attivisti ho deciso di rimanere a Gaza. Insieme abbiamo ricomposto il gruppo ISM, International Solidarity Movement Gaza. L'International Solidarity Movement a Gaza aveva cessato ogni attività in seguito all'uccisione da parte dell'esercito israeliano di due dei nostri compagni, Rachel Corrie e Tom Handanah. Con l'ISM ci siamo subito dati da fare, cercando di localizzare le prime necessità della popolazione civile. E nei pescatori di Gaza City abbiamo identificato una delle urgenze in cui potevamo essere coinvolti e dare una mano, un sostegno. Lama! Yamma anta ma gaada tatakhu fi. وانت تصور فيهم بالكاميرا الصغيرة وهو يقول لك كين شكت اسكت انت تقول زعق عليه وتقول يا من لوكو Dovete sapere che le leggi internazionali riconoscono a 20 miglia dalla costa acque a sovranità palestinese. Nonostante ciò, l'esercito israeliano ha imposto un limite illegale, unilaterale, di 3 miglia dalla costa. Oltre questo limite i pescatori non potrebbero andare a pescare. Immaginatevi cosa significa per i pescatori di Gaza City fermarsi a 3 miglia dalla costa. Le acque vicino alla costa sono molto inquinate, sterili di pesci, anche perché dopo i bombardamenti dell'ultimo massacro hanno bombardato gli impianti fognari. Le acque sono molto sporche, per cui quotidianamente i pescatori sfidano questo limite illegale imposto da Israele, e quando lo fanno, io che abito qua dinanzi al porto sono testimone oculare di ciò che avviene, vale a dire navi da guerra israeliane che attaccano questi rudimentali pescherecci palestinesi. Con la ISM nei mesi di settembre, ottobre e novembre abbiamo scortato come scudi umani i pescherecci palestinesi e abbiamo ottenuto dei risultati eclatanti, già che la sola nostra presenza come deterrenza ai crimini israeliani ha fatto sì che questi pescatori riuscissero ad andare a pescare ben oltre le 3 miglia. Su Shogul, esci le onze, dai la ingresso. صيد ما في فيش البحر فيش جوا غرب الصيد انا ايش 300 ما فيش 8 ميل 900 نشوف لما بقينا نخش جوا كيف الصيد كان لما جيت معانا وصدنا المليطه. I pescatori ci hanno fatto vedere delle statistiche. Una giornata con noi a 15 miglia dalla costa equivaleva a una settimana di lavoro quando non possono andare oltre le 3 miglia. السلام عليكم كيف حالك يا امير كيف حالك الحمد لله الحمد لله انت مبسوط الله يبارك فيك مشكله هوبا السلام عليكم كيف حالك اسميك مزق اناديكم Unadikum, baden kullu, kulkum, unadikum. No. 18 novembre 2008, mentre ci trovavamo al largo con tre pescherecci, io, lo scozzese Andrew e la statunitense Darlene, siamo stati accerchiati e attaccati da 11 navi da guerra israeliane che hanno rapito noi, tre internazionali dell'International Solidarity Movement,
e con noi 15 pescatori, sequestrando, o meglio rubando, le tre imbarcazioni palestinesi. Io, non riconoscendo l'autorità israeliana in acque palestinesi, ci trovavamo a circa 6 miglia dalla costa di Rafah, ho fatto di tutto per non farmi acciuffare facilmente. Per cui, cosa hanno fatto? I soldati israeliani sono saliti anche loro sul tetto, 5 soldati, pistole puntate alla testa, cercando di convincermi ad andare con loro. E io ripetevo, no, assolutamente, siamo in Palestina, non siamo in Israele, non vengo con voi. La cosa che mi ha stupito in quel momento era che i soldati, io ero nudo, seminudo, non ero assolutamente aggressivo, i soldati, che erano corpi speciali, commandos israeliani, teste di cuoio, volti mascherati, erano terrorizzati, mentre vi puntavano addosso le pistole, devi venire con noi, devi venire con noi, vedevo nei loro occhi una sorta di terrore. Quando i soldati israeliani mi hanno catturato, e si trattava non di semplici soldati, ma di corpi speciali della Marina, coi volti incappucciati, sono stato malmenato, picchiato e addirittura mi hanno sparato addosso con una pistola a elettricità, queste cosiddette pistole taser. Stordito, ho rischiato anche l'assediamento perché era novembre e le acque erano molto fredde. Ho dovuto soccorrermi nelle navi da guerra israeliane, ho dovuto essere sottoposto anche alle cure del dottore di bordo perché ho veramente rischiato la morte. Io con i miei compagni internazionali abbiamo iniziato immediatamente uno sciopero della fame all'interno del carcere israeliano, chiedendo la restituzione, innanzitutto il rilascio dei nostri amici pescatori, ciò cosa che è avvenuta, e successivamente la restituzione delle imbarcazioni rubate, anche questo fortunatamente è avvenuto. Fortunatamente in questa occasione i pescatori hanno avuto la lestezza di buttarsi a terra e quei proiettili. I proiettili li hanno soltanto sfiorati. In molte altre occasioni di cui siamo stati testimoni ci sono stati feriti e morti. Quando si parla di terrorismo in Medio Oriente bisognerebbe rendersi per una volta conto di chi è la reale vittima e il vero carnefice del conflitto israelo-palestinese. Qui siamo di fronte ad attacchi quotidiani da parte dell'esercito israeliano, in questo caso da parte della Marina, a civili disarmati, a semplici pescatori che non fanno altro che cercare di andare a pescare nelle loro legittime acque, nelle acque palestinesi, e può cacciarsi il necessario per cui vivere. Da 2 anni a questa parte Israele ha chiuso la striscia di Gaza in un assedio che non permette alla popolazione civile di sopravvivere, non permette ai contadini di coltivare ai confini, penso a Khan Yunis, a Jabalia, a Betanun, e non permette ai pescatori di andare a pescare. Rendetevi conto? Qui non ci sono terroristi, sono tutti pescatori. Rendetevi conto, questi non sono spari di avvertimento. Non sono spari di avvertimento, hanno sparato cercando di uccidere, come potete vedere. È stato un puro caso che in questa occasione non ci sono stati feriti né morti, a differenza di altre varie occasioni dove la Marina israeliana attacca questi poveri, semplici, ma degnissimi, coraggiosissimi pescatori e miete vittime. E questo perché? Come dobbiamo leggerlo? Come lotta a guerra al terrorismo o più che altro come sionismo? Come volontà cinica di Israele di non permettere ai civili di Gaza di vivere, di sopravvivere, di essere liberi, di procacciarsi cibo? Mentre ero al timone di un peschereccio palestinese, sono stati incrociati e attaccati da una nave da guerra israeliana
che ha sparato sulla cabina di pilotaggio e mi ha ferito. Sono stato condotto in un ospedale, alla Lauda in Jabalia, e mi hanno apposto 10 punti di sutura. Devo dire che me la sono vista, sono stato fortunato. Questa è un'altra dimostrazione di come per gli israeliani non esistono i diritti umani. Munken kullu safina siyadin katyusha. Fum! Yahud kallas! We want this! Yes, of course. We want samak! Especially we want samak! لدن انطاليا ولا غزة؟ هات هات يا جمال هات عد القاهرة. انا غزاوي، انت غزاوي؟ حكينا لا Gaza è una prigione, la più grande prigione a cielo aperto del mondo. E come tutte le prigioni che si rispettino, anche Gaza ha la sua palestra. Chi ci viene? Ci vengono quei pochi benestanti che se lo possono permettere, che possono permettersi 100 shekel al mese per venire a sfogare le tensioni e le frustrazioni di una vita sotto assedio. Molti di questi ragazzi sono ex ufficiali, ex soldati di Fatah, che al momento sono disoccupati, ragion per cui sfogano le loro forze venendo qui a fare alcuni pesi. Cosa che faccio anch'io, dopo magari una giornata passata al confine sotto il tiro dei soldati israeliani, entro in palestra e sfogo la mia rabbia contro una situazione veramente frustrante, che è appunto l'assedio qui a Gaza. When you see Victor, you can't help but be inspired, really. He's got an evident physical strength, but really it's the strength of his heart, really. And this is what is inspiring for me. It's inspiring for others around him. But it's not just about that character, because he does so much work. He's videoing so much, he's reporting so much, he's doing so many interviews on the radio. He's a constant support in body and soul, and this is what is what it's all about, really. This is what it means to be a solidarity worker with a people. His native Italy, I think so many more people, really. The country itself has been affected by the work that he's done, because it's about the actions, that spirit of dedication. It's all about the deeds, and he's been on some of the most difficult scenarios, whether it's being attacked on the fishing boats where he was actually abducted and taken into Israel, or whether it's in the buffer zone where I've been accompanying with him and we're getting regularly shot at, but we're still standing strong. And as a team, he's been a really real strong inspiration to everybody, and with people like him, you really do feel like your moral compass is right. Dopo il 18 gennaio, alla fine dei bombardamenti, Israele ha dichiarato un chilometro entro il confine israelo-palestinese zona militare inaccessibile. Rendetevi conto cosa significa un chilometro per una striscia di terra come Gaza, che in alcuni parti è larga, o meglio dire stretta, solo 6 chilometri. Entro questo chilometro ci sono migliaia di palestinesi che ci vivono, e se non ci vivono ci sopravvivono. Sempre dal 18 gennaio dovrebbe esserci una tregua. In realtà 23 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano, molti dei quali civili, fra i pescatori e i contadini a est di Khan Yunis, come dove ci troviamo adesso, questo villaggio Al-Farain. 3 contadini sono stati uccisi dall'esercito israeliano. Come attivisti dell'International Solidarity Movement scortiamo i contadini a lavorare sulle loro terre vicino al confine e cerchiamo di proteggerli
con i nostri corpi, ci poniamo come scudi umani, contemporaneamente documentiamo i quotidiani crimini di cui si macchia l'esercito israeliano ai danni di questi civili disarmati. Questi contadini che hanno speso tutti i loro soldi per seminare nel periodo di settembre ottobre sono costretti in questo periodo ad andare a raccogliere cosa avviene al confine, e ogni volta siamo testimoni di ciò che avviene, vale a dire agricoltori, contadini che coltivano il loro pezzamento di terra, cecchini israeliani che si appostano al confine e bellamente sparano con l'intento di uccidere o ferire questi civili disarmati. C'è da notare che i soldati israeliani sanno chiaramente che i palestinesi, i contadini, sono disarmati, come sanno chiaramente che quando li accompagniamo noi ci conoscono, sanno che siamo attivisti, siamo disarmati. Ciò non interessa loro. Sparano, feriscono e uccidono. Questo che è un cimitero inglese della prima guerra mondiale, sono seppelliti soldati da tutto il mondo, soldati di tutte le religioni, anche di religione ebraica. La cura con cui viene trattato questo cimitero e queste lapidi è assoluta e dà un po' il senso qual è il rispetto dei palestinesi di Gaza per la morte di qualsiasi persona, anche degli ebrei. Non si può dire lo stesso dei soldati israeliani. Questo cimitero è stato bombardato nel gennaio 2009 e molte lapidi, comprese di soldati ebrei, sono state danneggiate dalle bombe. Chissà, i ragazzi qui seppelliti magari ci credevano. Credevano alla guerra come risoluzione, alla guerra come un ideale a cui donare la vita. Io che non credo alla guerra, non voglio essere seppellito sotto nessuna bandiera. Semmai voglio essere ricordato per i miei sogni. Dovessi un giorno morire, fra 100 anni, vorrei che sulla mia lapide fosse scritto quello che diceva Nelson Mandela. Un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare. Vittorio Arrigoni, un vincitore. Provengo da una famiglia del nord Italia, sono nato e cresciuto in un paese che si chiama Bulciago e devo dire che devo ringraziare i miei genitori per l'educazione che mi hanno impresso fin dalla primissima infanzia, un'educazione basata sostanzialmente sul rispetto fra le persone, fra l'uguaglianza. È un'educazione basata anche sulla lotta contro le ingiustizie, per cui già nella primissima infanzia ho dato un po' sfogo a questa che è la mia natura.
non riesco a stare tranquillo, non riesco a stare passivo dinanzi a una situazione di ingiustizia. Sì, io ho studiato come ragioniere, come contabile. In realtà ho esercitato la professione di ragioniere solo per alcuni mesi. Ho iniziato quindi a fare un lavoro manuale, che però mi dava tempo e libertà di pensiero. Ho fatto per più di 10 anni l'autista, guidavo i camion con mio padre. Questo durante un anno facevo tipo 10 mesi di lavoro come autista, mi prendevo 2 mesi all'anno per me. Cosa facevo durante questi 2 mesi? Non andavo certo in vacanza, al mare, nei villaggi turistici. Impegnavo questo tempo libero per me per fare cose che veramente sentivo. Io non ho, mi sono fermato appunto al liceo, non ho mai frequentato un'università, ho frequentato forse un'altra università, l'università della strada, ho iniziato a viaggiare per il mondo, ho iniziato a fare esperienze di volontariato, sono stato, si può dire, in tutta Europa, con diverse organizzazioni internazionali. His focus is the camera. United Italy, eh? Italy, Italy, big time. United Italy, yeah. United Italy, 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 United Venendo da una famiglia di sinistra che mi ha dato una certa educazione, sapevo benissimo della situazione palestinese, dell'occupazione. Non ci sono mai arrivato, anche direttamente non sono andato in Palestina, ho aspettato che la Palestina mi chiamasse, nel senso che non mi sentivo pronto, un'esperienza così forte, per cui appunto ho viaggiato molto, ho viaggiato in Est Europa, in Africa, sempre facendo volontariato. Poi a un certo momento mi è stato proposto l'esperienza palestinese e ho detto ok, adesso ho maturato un'esperienza tale che mi permette di andare in Palestina. La prima volta che sono andato in Palestina avevo 27 anni. Yalla, yalla, yalla! Come ho detto, sono rimasto molto, molto scioccato dalla situazione. Ho determinato nel quanto gli internazionali potevano fare al fianco dei palestinesi in difesa dei loro diritti umani. Ma quando mi chiedono ma come mai Victor hai deciso di sacrificare una parte, buona parte della tua vita alla Palestina, come mai hai lasciato una vita di comodità, di comfort per venire qui a Gaza, rispondo sempre com'è possibile non fare altrimenti, com'è possibile starsene in Italia e fare finta che dall'altra parte del Mediterraneo, perché comunque l'Italia è appena dall'altra parte del Mediterraneo, com'è possibile vivere in questa sorta di sfera di cristallo in cui si vive di indifferenza e si fa finta di non sapere che giusto al di là del Mediterraneo, che i nostri vicini di casa, Gaza è il vicino di casa dell'Italia, dell'Europa, soffrono un'ingiustizia così forte. Io sono più meravigliato che la gente faccia finta di non vedere, di non sentire quella sofferenza che c'è poco distante da loro, della loro sorpresa di me che lascio tutto per venire qui a soffrire insieme ai palestinesi. Sempre dichiarato al mondo che questa era una guerra difesa, ma come sono stati testimoni durante quei 22 giorni, innanzitutto non si trattava di guerra perché non c'erano due eserciti che si affrontavano su un fronte, ma uno degli eserciti più forti del mondo, quello israeliano, ha attaccato una striscia di terra minuscola come la striscia di Gaza in cui sono imprigionate 1,5 milioni di persone con l'intento di fare una strage di massa.
Israele ha dichiarato al mondo che i suoi attacchi erano operazioni chirurgiche atte a debellare dalla striscia di Gaza il terrorismo di Hamas. Noi che siamo stati testimoni oculari di cosa è stato il massacro, abbiamo visto che le uniche operazioni chirurgiche erano quelle negli ospedali palestinesi in cui si amputavano gambe e braccia di feriti. L'ospedale è stato dato alle fiamme, attaccato con bombe al fosforo bianco. I pompieri non hanno potuto intervenire perché erano sotto il tiro di cecchini che erano piazzati un po' su tutti i tetti della zona di Tel al-Awa. I pazienti, i dottori, i paramedici non hanno potuto fare altro che guardare un'ala dell'ospedale andare ridursi in cenere. Sono riusciti a evacuare tutti i pazienti allo Shifa. Il problema è che molti malati erano gravi e necessitavano di ambulanze specializzate per il trasporto di questi malati gravi che i palestinesi di Gaza non possiedono, per cui è stata una giornata drammatica. Finito il massacro, dopo il 18 gennaio, ho incontrato qui un giornalista della BBC che, guardando stupefatto l'ospedale ridotto in cenere, mi ha chiesto come è stato possibile per l'esercito israeliano scambiare un ospedale per una base militare di Hamas. Io gli ho spiegato per lo stesso motivo per cui c'erano degli snipers sui tetti che sparavano a qualsiasi cosa che si muovesse in questo quartiere. Quando Israele inizia ad attaccare gli ospedali e le ambulanze, come attivisti dell'International Solidarity Movement, diciamo immediatamente una conferenza stampa per comunicare a Israele che da quel giorno noi internazionali saremmo saliti a bordo dalle ambulanze, sperando che la nostra presenza fungesse da deterrente ai crimini di guerra di cui Israele si è macchiato per i 22 giorni di massacro. Durante i bombardamenti ad un certo punto ci siamo resi conto, quando è stata bombardata la sede dell'ONU, che Israele si disinteressava della nostra presenza. E Netta Golam, che è un po' la nostra coordinatrice dell'ISM in Gerusalemme, e ci ha ordinato, ricordo che ci ha proprio ordinato di scendere dalle ambulanze perché alla fine sennò saremmo rimasti uccisi, noi non ce la siamo sentita, non abbiamo fatto altro che riunire i paramedici e i medici palestinesi e chiedere a loro cosa volessero che noi facessimo. Allora ricordo che all'unisono dottori e paramedici ci dissero che con noi sulle ambulanze sparavano lo stesso, ma sparavano un po' di meno, per cui nonostante i rischi altissimi siamo rimasti con i nostri amici paramedici. Che falak avrebbe? Handala, Mashabia, Shabbe Shabbia. Durante il massacro sulle ambulanze palestinesi siamo stati testimoni di esperienze agghiaccianti. Israele ci impediva di andare a soccorrere i feriti. Molto spesso dovevamo sostare dinanzi a fabbricati semidistrutti che i parenti del ferito ci portassero il corpo del ferito, del malato, su un carretto perché trascinato da somari. Proprio Israele ci impediva di andare a soccorrere i feriti. Immaginatevi cosa significa vedere i vostri cari morire dissanguati perché gli infermieri, le ambulanze non possono sopraggiungere a soccorrerli. Durante il massacro io voglio ricordare i paramedici, i medici palestinesi come le persone più eroiche che ho mai incontrato nella mia esistenza. Alla fine, dopo il 18 gennaio, 16 di questi, tra paramedici e medici, saranno uccisi dall'esercito israeliano. In particolar modo un amico dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, si chiamava Arafat, era un volontario, un paramedico volontario, faceva il maestro elementare e andava a servire le ambulanze palestinesi quando c'era necessità. Durante i bombardamenti i suoi compagni non se la sono sentita di chiamarlo perché sapevano benissimo che era troppo pericoloso e che comunque aveva una famiglia da seguire. Alla fase si è presentato in ospedale
volontariamente e quando gli ho chiesto se non temesse di lasciare la sua famiglia da sola, mi ha risposto che per lui la sua famiglia erano tutti quanti civili palestinesi di Gaza. Arafat è stato ucciso nel centro di Gaza City mentre raccoglieva un ferito falciato da una mitragliatrice israeliana. È stato colpito da un cecchino mentre si trovava sulla sua ambulanza. Una Gaza stretta dall'assedio e sotto costanti bombardamenti, questo caffè, il Delis, era uno degli unici dotati di un proprio generatore di energia elettrica, per cui finito il turno con le ambulanze ci ritrovavamo qui noi attivisti dell'International Solidarity Movement per scrivere i nostri pezzi e mandarli. Ciò è stato possibile fino a quando anche questo locale è stato costretto a chiudere, già che i bombardamenti sono fatti molto più vicini, come vedete, e hanno fatto addirittura esplodere i vetri del locale, anche abbiamo dovuto trovare altri posti dove trovare energia elettrica e connessione internet per mandare i nostri pezzi. Di notte prendevo appunti sulle ambulanze palestinesi e, finito il servizio sulle ambulanze, alla mattina cercavo una connessione internet decente su cui trascrivevo sul mio computer i miei pezzi e li inviavo al giornale, il giornale, il manifesto, tutti i giorni, 22 giorni di offensiva israeliana, ha pubblicato in prima pagina. Il manifesto è stato molto leale con me, ha sempre pubblicato, ma ha sempre lasciato carta bianca. Io sono stato libero di raccontare quella che è stata la verità, non la mia verità, quella che è stata la verità, una strage di civili. Oltre a scrivere per il manifesto, ho scritto per molti altri giornali, riviste, internet, i miei report. Oltre che sul quotidiano, i pezzi venivano rimbalzati su internet, infatti il mio blog guerrillaradioioblogo.com durante il mese di gennaio è stato il più visitato d'Italia. Penso che sia il momento per l'opinione pubblica occidentale di prendersi la responsabilità di fare qualcosa affinché l'occupazione in Palestina termini, l'assedio a Gaza termini e massacri del genere non si ripetano. La cosa su cui punto molto è questa campagna di boicottaggio ai prodotti made in Israel. Ricordo, i prodotti made in Israel si possono riconoscere tramite le prime tre cifre del codice a barra, e sono 729. Penso che il boicottaggio sia l'arma migliore nell'arsenale della non violenza e, se ha avuto buon esito in Sudafrica per sconfiggere quel regime di bianchi razzisti, penso che possa avere altrettanto buon esito per costringere Israele a prendersi le responsabilità di criminale di guerra contro i diritti umani. Nelson Mandela e Desmond Tutu, gli allora leader sudafricani che si battevano contro quel regime di bianchi razzisti, dicono ormai da anni la stessa cosa. L'oppressione israeliana ai danni dei palestinesi è molto peggio di quanto subivano loro da una cerchia di bianchi razzisti, per cui penso che sia venuto il tempo per le genti d'Europa, d'America, di boicottare in toto i prodotti israeliani. Ricordo il sito internet di riferimento della campagna di boicottaggio che è nata qui a Gaza, fra l'altro, bdsmovement.net, BDS come boicottaggio, disinvestimento e sanzioni.
Noi in Italia si dice che la prima vittima di una guerra è la verità e non è mai stato così vero come durante l'ultimo massacro, se pensiamo che fra i primi obiettivi dell'aviazione israeliana sono stati alcuni reti satellitari, i ripetitori dei cellulari, ma soprattutto durante quei terribili 22 giorni a nessun giornalista internazionale è stato concesso lasciapassare per venire a raccontare la verità. Il ruolo dei giornalisti è stato fondamentale, dei giornalisti palestinesi, dei giornalisti locali, proprio per cercare di far conoscere all'esterno ciò di criminale, di terroristico stava avvenendo qui a Gaza. Noi che siamo principalmente attivisti per i diritti umani, noi dell'International Solidarity Movement, ci siamo dovuti tramutare in reporter, essendo gli unici internazionali presenti sulla striscia, e l'abbiamo fatto al meglio delle nostre possibilità. Quotidianamente rilascevamo decine di interviste, io personalmente parlavo con televisioni e radio di tutto il mondo, dal Brasile al Sudafrica, e raccontavo ciò di cui ero testimone, vale a dire obitori, ospedali pieni di donne, di bambini uccisi o gravemente feriti. C'è da ricordare che a un certo punto i giornalisti palestinesi e noi con loro siamo diventati obiettivi primari dell'esercito israeliano, che non voleva far sapere al mondo cosa stava combinando da queste parti. Sono molte le storie di cui siamo stati testimoni oculari, sono storie che mi accompagneranno per sempre nella mia vita come incubi a occhi aperti. Durante i 22 giorni di massacro non c'erano posti sicuri lungo tutta la striscia, non ci sono bunker, non ci sono rifugi difensivi lungo la striscia, non siamo a Sderot. Quando cadono le bombe non si può fare altro che chiudersi in casa e sperare, pregare Dio che la bomba non colpisca la tua abitazione. Noi eravamo impegnati sulle ambulanze della Mezzaluna Rossa, per cui eravamo costantemente in prima linea. Ogni tanto ci ritrovavamo fra di noi, attivisti dell'International Solidarity Movement, e i discorsi fra di noi si facevano cupi. Eravamo costantemente col pensiero della morte. Personalmente io mi preoccupavo più per i miei compagni, come i miei compagni si preoccupavano per me. L'essere impegnato 24 ore al giorno sulle ambulanze e nello scrivere teneva impegnata la mente e distoglieva il pensiero di una possibile morte. Certo è che, ripeto, essendo in prima linea sulle ambulanze, era inevitabile pensare che avessimo potuto morire tutti. Il mio scrivere, da quanto mi hanno riportato in Italia, ha suscitato un effetto molto forte. Se è vero che durante il massacro ci sono state due grandi manifestazioni in Italia in solidarietà al popolo palestinese, e durante queste manifestazioni ci sono stati degli striscioni che ricordavano quello che era il mio adagio, quello che io ripetevo alla fine di ogni articolo. Il mio motto era "Restiamo umani, stay human". Queste mie parole sono apparse, ripeto, in queste due grosse manifestazioni a Roma e ad Assisi. I miei scritti hanno suscitato così tanto effetto, scalpore, che alla fine del massacro il giornale per cui scrivevo, Il Manifesto, ha deciso di trarne un libro, che è questo qui, Gaza, Restiamo Umani, che è appunto la raccolta di quei miei report durante l'offensiva. Questo libro è stato pubblicato a fine marzo e sta riscuotendo notevole successo, sta vendendo parecchie copie in Italia. I ricavati di questo libro ovviamente andranno alla popolazione palestinese. Ho deciso di destinare i miei pensieri a un'organizzazione chiamata Palestinian Center for Conflict and Democracy Resolution, che si occuperà di recuperare i bambini gravemente feriti o seriamente traumatizzati dall'ultimo massacro, recuperarli dandogli un apporto psicologico a loro e alle famiglie.
تفضل. ويصور هنا؟ لا تسس. Ci sono varie forme di resistenza. C'è una resistenza armata, male armata, che cerca di contrapporsi all'occupazione israeliana, all'assedio, e c'è un altro tipo di resistenza, questa resistenza dei pescatori come dei contadini, una resistenza civile, non armata, che chiede soltanto diritti umani e libertà. Noi come organizzazione non governativa, pacifista, non violenta, ci sentiamo orgogliosi di poter appoggiare questa resistenza dei pescatori come dei contadini a est di Khan Yunis. I tatuaggi che ho un po' sparsi su tutto il corpo rappresentano una sorta di cicatrici della mia anima, segnano un po' eventi particolari della mia vita o situazioni, circostanze che mi hanno segnato profondamente. Sull'avambraccio destro ho tatuato Andala, Najee Ali, artista palestinese che è stato ucciso nel 1977 dal Mossad, si trovava a Londra. Ucciso perché? Ucciso perché con la sua arte riusciva a comunicare la lotta di liberazione palestinese dall'occupazione israeliana. Sono molto legato a quest'icona. Dopodiché sul braccio ho tatuato al-Mukawama, che significa in arabo resistenza. Questo tatuaggio me lo sono fatto fare in Italia subito dopo il massacro, i bombardamenti del gennaio del 2009. Ho sentito il dovere di farmi questo tatuaggio perché durante quei terribili giorni ho avuto una concezione chiara e netta di cosa significa resistenza. I palestinesi mi hanno insegnato cosa significa resistenza. Una resistenza che non è solamente quella armata, male armata palestinese, ma in quei terrificanti giorni era rappresentata soprattutto dai medici e dai paramedici sull'ambulanza. Dopodiché c'è anche un legame particolare fra la resistenza e quello che io sono, quella che è la mia famiglia, mia nonna. Mia nonna era una partigiana, ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale a fianco dei partigiani contro il fascismo, ragion per cui probabilmente nel mio DNA, nel mio sangue, è rimasto qualcosa di quella mia progenia, di quei miei antenati, qualcosa che mi fa lottare per la libertà. احنا برضو بالنسبه لفيكتور وفي كمان صديقه اندرو عانوا معنا كثير يعني صرحوا معنا في اللاج جوا وعانوا معنا اكثر منا يعني احنا كنا نخاف وهم كانوا صامدين في وجه اليهود ويزعقوا عليهم ويقتلوا عليهم ويعملوا عليهم يعني عانوا اكثر منا في البحر بالنسبه لليهود ويطخ علينا ويقاتلوا فيهم ويغوش عليهم ومره اخذوه كمان عزدود خلوه ينزل في قلب المي اخذوه اعتبروه انه فلسطيني ما اعتبروش انه وطني جاي من برا اعتبروه انه فلسطيني واحلى تحيه لصديقي فيكتور احلى صديق فيكتور واندرو جاب اندرو La mia vita è stata completamente stravolta, mi sono reso conto di quanto è utile la presenza di qui internazionali. Ho legato così tanto con questa terra, con questa gente, che ho lasciato la mia vita e ne ho incominciato un'altra. Per cui da allora sono rimasto qui, è più di un anno e mezzo che sono qui e non vedo il motivo per cui debba tornare alla vita di prima. Alla fine questa è la mia dimensione. Un popolo dignitoso che lotta per la sua libertà, la sua giustizia, per gli stessi valori per cui io ho sempre avuto questa ispirazione. Questa sento essere per il momento la mia casa e penso che lo sarà così fin quando i palestinesi mi vorranno con loro e penso che mi vorranno ancora a lungo, visto che il rapporto di amicizia, di fratellanza è reciproco.
Ma io non parlerei di eroi, parlerei di personaggi storici che mi hanno ispirato, oltre ovviamente ai noti Che Guevara, Marcos, sicuramente hanno ispirato la mia vita Nelson Mandela, Desmond Tutu, Martin Luther King, Muhammad Ali, ma ripeto, non parlerei di eroi. Forse gli unici veri eroi che ispirano la mia vita sono le persone comuni qui a Gaza. Il mio amore per la Palestina ha radici profonde. Innanzitutto, io ho una sfrenata passione per i diritti umani. Penso non ci siano angoli del mondo dove i diritti umani sono calpestati, come qui in Palestina da parte di Israele. Dopodiché, bisogna pensare che io sono italiano, per cui ho nel mio sangue scorre un po' di sangue palestinese, come nei palestinesi scorre un po' di sangue italico. Bisogna ricordare che i romani sono stati in Palestina, mentre gli arabi sono stati per centinaia di anni in Sud Italia, per cui c'è una stretta. Siamo tutti e due popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Oltre a questo, io vedo, a differenza dei miei compagni anglosassoni, americani, inglesi, ho un'empatia più forte, riesco a capire cosa significa occupazione. Questo perché in Italia sappiamo benissimo cos'è un'occupazione, siamo stati sotto occupazione nazifascista. I miei nonni erano mujahideen, erano partigiani che combattevano contro la loro occupazione nazifascista, per cui probabilmente nel mio sangue, oltre a esserci sangue palestinese, c'è anche una sorta di DNA che mi fa combattere per la libertà, e questo è il posto giusto, è il momento giusto per combattere per la libertà. L'ultimo avamposto di colonialismo al mondo da debellare.